cause I'm not just a pretty girl. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Iniziamo questo full day of eating oggi direttamente con un caffè latte qui nella lounge del mio appartamentino. Inizio ovviamente col digiuno intermittente, quindi salto la colazione, faccio 2, 3, 4 ore di digiuno appunto e pospongo il primo passo della giornata che sarà il pranzo. Ah, eccoci qua quindi con il caffè e latte. Inizio sempre in questo modo, farò un po' di lavoro qua, upload i video, rispondo ai commenti, tutti i vari messaggi che ovviamente ho scritto su Instagram, e faccio 2 ore di lavoro quindi in cui digiuno e bevo un caffè. Per quale motivo? Il caffè mi dà la caffeina necessaria per lavorare tanto la mattina. Questo è un ottimo tip, un ottimo consiglio se siete uno studente o un lavoratore o dovete essere molto produttivi la mattina. Invece di fare colazione, saltate la colazione, non solo risparmiate 300-400 calorie, ma in più bevendo un caffè vi partirà ancora meglio, sarete super concentrati, super focused. Questo è il tip of the day. Iniziamo a lavorare, va? E ovviamente eccoci qua a riempire un po' d'acqua, che provo sempre a bere un litro e mezzo di acqua appena mi sveglio, che anche questo è ottimo per idratarmi, dato che l'idratazione ha una correlazione positiva con la performance in palestra. Quindi appena sveglio un caffè e un litro e mezzo di acqua. Si sono le 2 del pomeriggio e io ho digiunato finora, quindi più che un full day of eating è stato un full day of fasting. Comunque ora voglio break my fast e mi farò uno di questi protein shake di MyProtein, Impact Whey Protein Coco Cereal Flavor. Quindi questi sono al gusto del Coco Pops. Mi faccio adesso 2 scoops, che sono più o meno 40 grammi di proteine. Lo faccio appena prima di andare in palestra, quindi 30 minuti prima del workout. Lo sbattiamo un po' ed eccoci qua quindi questo shaker, 40 grammi di proteine, mezz'oretta prima della palestra. Parte 2 del pre-workout sarà ovviamente, dato che non prendo niente caffeina oggi, mi mangio uno di questi snack al mango che hanno, mi sembra, 20 grammi di carboidrati e sono semplicemente un po' di mango cotti al forno con semplicemente solo mango. Quindi mi faccio questo piccolo snack, calorie e macronutrienti sullo schermo, mi sa che sono 100 calorie e 20 grammi di carboidrati, quindi perfetti. Dopo che colpite i vostri macronutrienti nell'arco della giornata potete poi passare a pensare a quando li consumate, e io consiglio sempre 20-30 grammi di proteine e di carboidrati 30 minuti prima dell'allenamento e magari fino a 1-2 ore post workout. Iniziamo! Ragazzi, la prima volta in un anno che tutta la palestra, l'area sala pesi, è vuota ed è mia. Prima volta in un anno. Ragazzi, appena concluso quindi i movimenti multiarticolati che ovviamente faccio per prima cosa durante l'allenamento, ora passiamo ai movimenti di isolamento. Posto che si chiama Bar Burrito e mi sono preso ovviamente un loaded burrito, ci ho messo dentro doppio pollo, guacamole, formaggio, fagioli, spicy drinks, un po' di cipolla e un po' di insalata, quindi proprio una cosa enorme, e ovviamente doppio pollo per il doppio di proteine. Ovviamente questa è la vita di Lean Bulk, mi posso permettere di mangiare un po' di più, quindi ora mangio questo e ovviamente ho anche preso delle tortilla chips, perché no, finalmente che ho un po' più di calorie con cui posso giocare, che posso permettermi di consumare. Questo sarà il fasto post workout, mi sa che poi lo contiamo insieme, ma penso che saranno più o meno in totale 1100-1200 calorie, quindi sarà un grosso pasto, ma facendo il digiuno intermittente mi posso permettere di mangiare queste cose. Detto questo, io ora mi apro questo e me lo godo. Ragazzi, comunque qui ovviamente io mi sono messo il guacamole e il formaggio e mi sono preso le patatine, ma questo è semplicemente perché sono in un limbo, una fase di peso di massa, e posso giocare con più calorie. Se stessi in un cut farei a meno del formaggio, del guacamole, di queste patatine ovviamente per mantenere le calorie il più basso possibile. Questa è una piccola tip. E mentre qua sta uscendo il sole mi è venuto in mente di dirvi un attimino, semplicemente prendendo quel protein shake stamattina e un burrito avrò quasi colpito oltre 100 grammi di proteine, e quindi praticamente arrivo molto vicino al mio fabbisogno proteico giornaliero. È per questo che consiglio alla fine gli integratori di proteine, proteine in polvere, whey protein, se avete le risorse economiche, perché vi può aiutare veramente a raggiungere i vostri obiettivi senza mangiare
sempre carne, tantissimo pollo, carne rossa, eccetera eccetera. Comunque sarebbe meglio in effetti consumare queste proteine non da integratori ma da cibi veri e propri, quindi carne di vario tipo, pesce eccetera eccetera. Però un consiglio: proteine in polvere, se avete risorse economiche, se avete poco tempo, veramente veramente vi possono aiutare a raggiungere il vostro obiettivo di macronutrienti proteici giornali. Sono le 6:30, volevo farmi una piccola merenda prima di cena e quindi eccoci qua che ho preparato. Come potete vedere, 50 grammi di cereali Special K, 300 grammi di latte scremato, una mela perché provo a consumare due frutti e diciamo due porzioni di verdure al giorno, e perché no, mi sono dimenticato di prendere la mia creatina, quindi 5 grammi di creatina giornaliera, l'unico integratore su cui è stata fatta abbastanza ricerca scientifica, viene utilizzata praticamente ogni singolo atleta, quindi mi farò 5 grammi di creatina giornalieri con mezzo litro di acqua. Questo sarà il pasto, la merenda prima della cena. Sono le 10:30 e ho qui l'ultimo pasto della giornata, ecco qua, 100 grammi di couscous con qualche oliva, un po' di baby carrots e 100 grammi di pollo, quindi questo sarà la cena di oggi, dato che avevo un po' ancora di carboidrati e di proteine e grassi da colpire. Non importa se mangi carboidrati tardi la sera, non è che ingrasserai, quello che conta sono i carboidrati che mangi e il totale di calorie nell'arco della giornata e non di un pasto. Quindi anche se mangi carboidrati la sera, carboidrati grassi, non è che ingrasserai. Mi godo questo per cena mentre mi guardo un episodio di Suits, ci vediamo più tardi. Ragazzi, è la mattina seguente, sono qui nella lounge, come avete visto, quindi ieri ho mangiato abbastanza tanti carboidrati e proteine, ho mangiato fuori di solito quando sono in un lean bulk e non in una fase di finizione, quindi non devo stare troppo attento, mi permetto di mangiare fuori, di consumare anche pasti che magari sono più difficili da traccare, che magari contengono un po' più di grassi, ma dato che ho abbastanza calorie con cui posso giocare, me lo permetto facilmente. Metto le calorie sullo schermo in questo momento, queste sono le calorie giornaliere che ho colpito ieri e i macronutrienti. Ovviamente ho consumato un po' troppo poco frutta e verdure, che comunque è importante anche consumare questi micronutrienti, però quello che volevo farvi capire è che nessun cibo è automaticamente o inherently, come direbbero gli inglesi, buono o cattivo, perché ogni cibo ha un tot di micronutrienti e di macronutrienti. Di solito i cibi cattivi sono cosiddetti cattivi perché contengono tante calorie da grassi e carboidrati e in più contengono pochi micronutrienti, per questo li definiamo cattivi, però in realtà inherently nessun cibo è buono o cattivo. Detto questo, spero vi sia piaciuto il video, buttateci un like se vi è piaciuto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in un video molto molto presto. Ciao ragazzi!